Dunque, io oggi partirei riprendendo ciò che abbiamo visto lunedì scorso e riprendiamo i concetti sulle stringhe e ne approfittiamo per conoscere le funzioni di libreria che lavorano sulle stringhe, come sempre col pretesto di risolvere un esercizio. Sono partito da un esercizio molto semplice, anche se fatto di più punti. Domani ci cimenteremo su uno un pochino più complesso, anche un po' più divertente forse. E qui ci chiede solamente di leggere, acquisire, no? Da tastiera due frasi e stampare una serie di informazioni oppure una serie di manipolazioni delle due frasi di partenza. Innanzitutto, acquisire due frasi, c'è scritto. Noi dobbiamo sempre fare attenzione quando parliamo di testi, se il testo di cui stiamo parlando è un solo carattere, è una sola parola, una frase su una riga, diciamo così, che scriviamo su una riga, oppure può essere un testo lungo anche più righe. Io uso quattro termini diversi per indicare quattro cose diverse. Un carattere da solo, lo sappiamo già cos'è, una variabile di tipo char, è un intero, è un codice hash. Tutto il resto, tutto ciò che è più lungo di un carattere, tecnicamente sarà memorizzato come un vettore di carattere, no? La settimana scorsa, per chi c'era, abbiamo parlato di stringhe. Abbiamo chiamato stringhe come sinonimo di vettore di caratteri terminato da zero. Dopodiché questo vettore di carattere può avere lunghezze diverse, no? Può partire dalla semplice stringa in cui scrivo il mio nome, di pochi caratteri, alla Divina Commedia, potrebbe essere una stringa lunga centinaia di migliaia di caratteri. E per capirci usiamo il termine parola, il termine frase o il termine testo. Per me un testo è una cosa composta di molte righe, per me, insomma, in generale, sì. Una frase quasi sempre è una frase scritta su una riga sola. No, poi spesso, diciamo così, nei testi d'esame lo si specifica meglio, ovviamente, ma tanto per darci una terminologia con cui poi siamo snelli. Una parola è la cosa che è un po' meno definita di tutte quando parliamo di parole. Lo vedremo nell'ultimo punto di questo, proposto da questo esercizio. Che cos'è una parola? Vabbè, se io dico all'utente inserisci una parola, mi aspetto che lui inserisca una serie di caratteri presumibilmente alfabetici, senza punteggiatura, e appena trovo uno, cioè mi devo fermare al primo spazio tipicamente. Le parole non contengono al proprio interno spazi, tendenzialmente non contengono i simboli di punteggiatura. Però vedremo che la libreria del C, non ci aiuta tantissimo quando dobbiamo elaborare i testi a parole. E quindi dovremmo ogni volta definire meglio questo termine. Ok, ma questo andiamo come sempre per punti, i vari punti sono di difficoltà crescente, ci danno lo spunto per andare a richiamare le varie cose sulle stringhe e conoscere un po' più da vicino le funzioni di libreria che possiamo utilizzare, dove possiamo utilizzare, perché alcuni di questi punti invece ci dobbiamo fare a mano, lavorando con i caratteri. Le funzioni appunto che la volta scorsa abbiamo visto solamente rapidamente sul finire della lezione. Allora, partiamo come sempre da un progetto nuovo. Nuovo progetto che chiamiamo Due frasi. Allora, il mio progetto due frasi
dovrà, come prima cosa, no, gestire due stringhe. Stringa vuol dire tutto, vuol dire una parola, una frase, un testo, non è mai definito a priori quanto può essere lunga una stringa. Queste due stringhe conterranno rispettivamente la prima e la seconda frase tra le due frasi inserite dall'utente. Okay? Allora, definiamo due stringhe, ma ogni volta che definiamo una stringa che è un vettore di caratteri, dobbiamo sempre porci la domanda quanto può essere lunga al massimo questa stringa. Perché dovendo dimensionare un vettore dovremo fare spazio per tutti i caratteri. Quindi definiamo una costante, il testo non ce lo dice in questo caso, e ci definiamo noi una costante che a buon senso ci dica quanto può essere lunga una frase. Se andiamo a vedere, alcune frasi possono essere anche lunghette, pensate questa che ho scritto, è una frase unica, quanti caratteri avrà sta roba? 150? A occhio così. Io credo che nessuno abbia voglia di scrivere frasi più lunghe di 500 caratteri. Se l'insegnante di italiano te le segna errore. E definiamo una costante che ho chiamato lunghezza frase, ad esempio di 500 caratteri. Poi a volte ne bastano 100, a volte ne servono di più. Dipende dal problema, ovviamente, quella è la dimensione massima dei dati che dobbiamo trattare. E chiedo scusa. Definiamo due stringhe, chiamiamole prima e seconda, due vettori di caratteri. Di tanti caratteri, quant'è la lunghezza massima della frase che vogliamo memorizzare, più 1. Il più 1, ricordiamoci, serve per riservare lo spazio per il terminatore nullo. Perché ogni stringa di tot caratteri, di 10 caratteri, in realtà occupa 11 posizioni dentro il vettore, perché se le prime 10 sono per i 10 caratteri, effettivamente, ma l'undicesima è per un byte, una cella, una locazione pari a 0, che dice che la stringa è finita. La settimana scorsa ci siamo messi d'accordo che questa convenzione di terminare tutte le stringhe con un byte pari a 0, per noi sarà legge, la useremo sempre, senza eccezioni. E quindi ogni volta, se io definissi questi vettori di 500 caratteri, vorrebbe dire che potrebbero contenere un testo lungo al massimo 499 caratteri, più 1, che è il terminatore nullo. Quindi questo più 1 ricorre sempre ogni volta che dichiariamo una stringa e ci ricorda che le stringhe sono sempre terminate da un byte in più. Ok, a questo punto il programma ci dice, chiede all'utente due frasi. Quindi chiederemo all'utente, se riusciamo a scriverlo giusto, inserisci la prima frase, vai, prima frase, due punti, e poi leggiamo dall'utente la serie di caratteri che lui inserirà fino al carattere di invio. Questo si può fare con un ciclo leggendo carattere per carattere usando la scanf per 100c oppure la getchar per acquisire un carattere alla volta, ma molto più comodo è usare la funzione gets getString. Lo ricordo per chi non c'era o per chi si è dimenticato, la getString acquisisce dall'utente un'intera riga di testo fino a quando l'utente non inserisce l'invio e copia tutti i caratteri che l'utente ha inserito ad esclusione dell'invio finale, copia tutti i caratteri all'interno del vettore il cui nome è passato come parametro. Quindi legge una riga e mette il contenuto di questa riga scritta dall'utente dentro il vettore prima, ovviamente dopo aver inserito l'ultimo carattere aggiunge il terminatore nullo.
perché la convenzione del terminator nullo viene rispettata anche e soprattutto dalle funzioni di libreria. Quindi questo acquisisce una stringa correttamente terminata corrispondente ai caratteri che l'utente ha scritto da inizio riga fino all'invio, escluso il carattere di invio. Però questo carattere di invio viene consumato, viene usato, quindi non ci dà i problemi che avevamo visto leggendo carattere per carattere e interi. La stessa cosa ce l'abbiamo sulla seconda frase, e facciamo la stessa operazione. L'unico rischio a cui dobbiamo fare attenzione, ed è un po' nostra responsabilità, è che la frase che inserisce l'utente abbia un numero di caratteri che sia inferiore alla capienza del vettore. Se l'utente fosse particolarmente prolisso e scrivesse una frase da 700 caratteri, la getS non lo sa. E allora lei prenderebbe, riempirebbe tutti i 500 i caratteri del vettore prima e i restanti 200 caratteri li andrebbe a scrivere nelle celle di memoria successive, che potrebbero essere celle del vettore secondo, o potrebbero anche non esserlo, dipende dal compilatore dove decide di mettere le variabili, in che ordine decide di metterle. Quindi è responsabilità nostra sperare, no, fornire all'utente dei vettori abbastanza ampi. Impareremo più avanti che c'è una versione, si chiama fgetS, di questa funzione che ha un parametro in più e ci permette di limitare la dimensione massima che la funzione può leggere. La vedremo quando faremo i file. Ok, a questo punto abbiamo acquisito le due stringhe. Se vogliamo facciamo una stampa di prova, diciamo all'utente che ha inserito %s e %s. %s è lo specificatore di formato della printf che si aspetta una variabile di tipo stringa, non di tipo carattere. %c è un singolo carattere, un intero, che rappresenta un codice ASCII, %s è un vettore che contiene caratteri. Quindi, sono una stampa di verifica, no? Di controllo su che cosa ha letto effettivamente. Quindi partiamo da qui. La prima frase: oggi è lunedì. La seconda: peccato. E lui mi dice oggi è lunedì e peccato, vabbè. Quindi abbiamo letto e scritto, ricordiamoci, questi, noi sappiamo che prima e seconda sono dei vettori, e noi ci eravamo, spero, abituati, ogni volta che vedo un vettore, quando devo leggerlo, scriverlo, stamparlo, faccio un ciclo. E qui continua a essere vero. Semplicemente il ciclo per leggere i caratteri o il ciclo per stampare i caratteri sono nascosti dentro le funzioni di libreria. Le stringhe sono un tipo di dato talmente utile che la libreria è molto ricca di funzionalità che ci aiutano. Ok, adesso a questo punto possiamo cominciare a implementare i vari punti richiesti dall'esercizio. La frase più lunga tra le due inserite. Quindi io ho inserito due frasi, qual è la più lunga? Allora, la risposta ce la diamo in fretta, esiste una funzione di libreria che si chiama strlen che calcola la lunghezza delle stringhe. Però fatemi fare i passaggi, supponiamo di non saperlo. Allora, scriviamoci un pezzetto di programma che servono per calcolare la lunghezza di una stringa, e poi impariamo come fare a costruirci una nostra funzione, visto che la lunghezza di una stringa è una cosa utile, no? A costruirci una nostra funzione che calcoli la stessa cosa. Quindi usiamo questo pretesto anche per vedere come si passano i vettori alle funzioni, visto che
è un argomento delle funzioni che avevamo lasciato dietro. Allora, quindi dimentichiamo per il momento il fatto che esista la funzione string length. Per implementare il primo punto, la frase più lunga tra le due inserite, e dovrò calcolare perlomeno la lunghezza della prima e la lunghezza della seconda. Due numeri interi. Una volta che mi dicono che la prima frase è lunga 7 caratteri e la seconda è lunga 12, allora so che devo stampare la seconda. Quindi dovrò calcolare la lunghezza della prima e poi la stessa cosa, la seconda. Non lunga, ma lunga. Lunga, seconda. Lunghezza della seconda frase. Dopodiché, una volta che ho fatto questi, l'esercizio, insomma, il punto dell'esercizio è semplicemente se la lunghezza della prima è maggiore della lunghezza della seconda, allora stampa la prima, altrimenti stampa la seconda. La funzione putS è un'altra funzione che ci serve per stampare una stringa e andare a capo. Scrivere putS è la stessa cosa che scrivere printf %s barra n, cioè va direttamente a capo dopo. Magari per chiarezza lo scriviamo davanti. Ho usato putesse anche per stampare una frase costante. Putesse lavora solamente con frasi fisse, non può usare specificatori di formato. Frasi fisse che possono essere o costanti, messe tra virgolette, o variabili, cioè vettori. Se no usiamo printf, è lo stesso, qui sto usando le varie funzioni tanto per ripassarle. Ok, adesso però ci dobbiamo concentrare su questi punti. Calcolo la lunghezza della frase. E visto che so che devo farlo due volte, varrebbe la pena costruire una funzioncina a parte e richiamare la funzione due volte anziché fare copia e incolla due volte di una parte di codice. Okay? Una funzione che deve ricevere in ingresso, no? Cosa riceve come parametro questa funzione? Gli passo la stringa e lei mi dice quanto è lunga. Una funzione che riceve una stringa, cioè un vettore di caratteri, e restituisce un intero. E allora, il prototipo di questa funzione come potrà essere fatto? Sarà una funzione, chiamiamola lunghezza, che, come sempre nelle funzioni, dichiariamo il prototipo all'inizio e la definizione della funzione sotto, per ordine. La funzione restituisce un intero, ovviamente, che è il numero di caratteri contenuto nella stringa, e riceve come parametro una stringa S. Allora, di che tipo di dato è? Come noi, quando abbiamo visto le funzioni, abbiamo visto come fare a passare dei parametri di tipo numerico, di tipo scalare si dice, quindi variabili singole, come fosse un intero. E abbiamo imparato che se lo dichiariamo così, la variabile viene passata by value. Quindi viene passata una copia del valore, ma era possibile passare una variabile anche by reference, no? Passando un puntatore, un riferimento alla cella di memoria che contiene il valore, nel caso in cui avessimo voluto che la funzione potesse modificare il valore della variabile. Questo sulle variabili singole. Sui vettori come funziona? Sui vettori tutto sommato è più semplice, nel senso che in C un vettore viene sempre trattato come, nell'ambito delle funzioni, come un puntatore alla prima cella del vettore stesso. Cioè, quando devo dichiarare un vettore, quando devo, scusate, passare una funzione a un vettore, io dichiaro che passerò alla funzione il puntatore alla prima cella del vettore stesso. Allora, questo è un vettore di caratteri, non un vettore di interi. Quindi gli passerò un puntatore a caratteri.
S è la stringa e un puntatore a caratteri. Ti passo l'indirizzo di memoria in cui il vettore si giace, in cui il vettore riposa. In una serie di celle consecutive ti passo l'indirizzo della prima e le altre, vabbè, sono dopo, sono subito dopo. E fino a quanto è lungo questo vettore? Beh, finché non trovi il terminatore nullo, se il programmatore non ha fatto casino con i terminatori o con le lunghezze dei vettori. Quindi, questo vale per i vettori di caratteri, ma vale anche per i vettori di interi. Passare un vettore a una funzione equivale a passare il puntatore della prima cella del vettore stesso. Da notare che scritto così, noi abbiamo detto, usiamo S la stringa che voglio passare, un vettore di caratteri. Ma se io avessi detto, costruiamo una funzione che riceva un singolo carattere by reference. Quindi diciamo un singolo carattere e lo posso modificare, avremmo scritto esattamente la stessa cosa. Perché un singolo carattere by reference avremmo dovuto passare l'indirizzo di memoria della variabile singolo carattere. In questo caso stiamo passando l'indirizzo della memoria della prima cella di un vettore di caratteri, ma comunque è sempre l'indirizzo di memoria di una cella che contiene un carattere. Quindi dal punto di vista del prototipo non è distinguibile, no? È la stessa cosa dire ti passo l'indirizzo di una variabile o ti passo l'indirizzo di un vettore. In C l'indirizzo di un vettore è l'indirizzo della prima cella del vettore stesso, quindi di fatto è sempre l'indirizzo di una singola variabile. Alla fine l'indirizzo è un numero, non è che sia molto di più. Esiste anche una sintassi leggermente diversa per dire la stessa cosa, e forse dal punto di vista della leggibilità può aiutare, per indicare un puntatore a caratteri, posso anche usare questa seconda notazione, S aperta e chiusa quadra. Ci verrebbe da dire così a colpo d'occhio che la prima versione serve per passare una variabile by reference, la seconda serve per passare un vettore. No, non è vero, sono due sinonimi, sono esattamente la stessa cosa. In entrambi i casi servono o per passare variabili singole by reference oppure per passare un vettore, la copia di un vettore. La seconda forse è un tantino più, vogliamo forse, esplicativa per dei principianti come siamo noi, però in realtà la prima è quella che si usa di più ovunque. Se guardate le funzioni di libreria, usa sempre la prima notazione, la seconda quasi mai. Io ve la cito entrambe in modo che sappiate perlomeno leggere che cosa incontrate. In entrambi i casi cosa succede? Stiamo definendo una funzione che riceve come parametro l'indirizzo di memoria della prima cella di un vettore di caratteri e poi lì ci lavora. Allora, commento la seconda, così usiamo la forma normale, ma come vi dico è assolutamente equivalente. Il fatto che io ti passi l'indirizzo di memoria di un vettore, la prima cella del vettore, vabbè, implica che il vettore viene passato by reference, che il contenuto del vettore originario, quello del main, è accessibile in lettura e scrittura alla funzione. Il vettore non viene copiato, non ti do una copia della frase, ti do il riferimento alla frase vera e propria. Quindi se tu la modifichi, viene modificato il vettore originario. Non esiste nel linguaggio C nessun modo per passare un vettore by value. Ma questa è stata una scelta deliberata dai progettisti del linguaggio perché passare un vettore by value significherebbe fare, ogni volta che chiamo una funzione, fare una copia intera del vettore. E fare una copia del vettore, nel caso in cui questo sia lungo, è un'operazione che rallenta il programma. Quindi il programmatore, se vuole farsi la copia, se la fa, si fa un ciclo e si copia. Ma il linguaggio cerca di essere veloce e snello e quindi non ti dà nessun meccanismo interno per fare delle copie dove tu non te l'aspetteresti. Quindi in C i vettori si passano sempre by reference, punto. Le variabili si possono passare by value normalmente oppure by reference con l'asterisco. Adesso come faccio a passare, a usarla questa funzione? Poi dopo la scriveremo, cominciamo a usarla. Beh, vuol dire semplicemente che l'un prima uguale, chiamo la funzione lunghezza e devo passare qui
cosa abbiamo detto? Devo passare l'indirizzo di memoria della prima cella del vettore, in questo caso prima. Allora, letteralmente io direi, ok, il vettore prima, la prima cella del vettore che cos'è? Prima di 0. Che io scrivo prima di 0, che cosa mi dà? Cosa sto indicando? Sto indicando il codice ASCII del primo carattere che ha scritto l'utente. A me non serve quel codice ASCII lì, mi serve l'indirizzo di memoria in cui sta memorizzato quel codice ASCII. È commerciale. Indirizzo di memoria della prima cella del vettore. In realtà, l'equivalenza che abbiamo detto prima, quando vi ho detto, guardate che in C un vettore usato nelle funzioni è sempre equiparato al puntatore al primo elemento, vale anche qua sotto. Nel senso che se io scrivo il nome del vettore senza le parentesi quadre, il nome del vettore rappresenta già il puntatore al proprio primo elemento. Il nome del vettore rappresenta già l'indirizzo di memoria in cui il vettore è memorizzato. Quindi scrivere indirizzo della prima cella, indirizzo di V di 0, indirizzo di S di 0, oppure scrivere semplicemente il nome del vettore, è assolutamente equivalente. Il nome di un vettore privo di parentesi, se uso il nome di un vettore lo posso indicare senza parentesi, oppure usando le parentesi quadre vado ad accedere ai singoli elementi. Allora, quando uso le parentesi quadre vado a far riferimento alle singole celle, quindi a prendere il valore memorizzato. Se non indico le parentesi, sto facendo riferimento al, cioè il C lo interpreta come l'indirizzo di memoria in cui il vettore è memorizzato. All'indirizzo del vettore e l'indirizzo della prima cella, per definizione, sono la stessa cosa. Quindi, di nuovo, si trova sempre, si usa sempre ovviamente il secondo tipo di notazione. Quando un vettore, devo passare un vettore a una funzione, semplicemente uso il nome del vettore senza le parentesi quadre. Questo automaticamente mi estrae l'indirizzo della prima cella e viene passato alla funzione. By reference, perché sto passando un indirizzo, la funzione può modificare il vettore a suo piacimento. Questo è il motivo per cui quando abbiamo usato la funzione getS per leggere una stringa abbiamo semplicemente dato il nome del vettore. L'abbiamo già usata questa notazione. E anche quando l'abbiamo stampata, sia con la printf, ti do l'indirizzo del vettore, poi tu vai a leggerti il carattere, sia con la putS, ti do l'indirizzo del vettore. L'indirizzo di partenza del vettore. Quindi, questo, commento la prima perché di fatto non si usa quasi mai, e lasciamo la seconda che è il modo normale di lavorare. Quindi, passaggio by reference di un vettore di caratteri. Si dichiara la funzione in modo che accetti un puntatore a celle di quel tipo, in questo caso caratteri, e poi nella chiamata semplicemente indico il nome senza quadre. Sarebbe sbagliato dire così. Questo è sbagliato, errore di sintassi, il compilatore non ve lo perdona. Ok? Non vuol dire niente in C. Sarebbe sbagliato dire così. In questo caso starei cercando di passare alla funzione il codice ASCII del primo carattere, il valore della prima cella. Non mi faccia niente il valore della prima cella, a me serve l'indirizzo dell'intera stringa. In realtà il compilatore se ne accorge perché vede che questo è di tipo, vediamo subito, se è vero che se ne accorge, magari mettiamo un commento qua. Se non si accorge di ben altro, se ne accorge dandoci un messaggio che a prima vista, vabbè, tutto sommato, errore, passing argument 1 of lunghezza makes pointer from integer without a cast. Dici, la Sibilla Cumana parlava più chiara. Dice, guarda, attenzione, passing argument 1 of lunghezza, ci siamo, sto passando il primo argomento alla funzione lunghezza, innanzitutto l'errore è sulla riga 28, eh?
ovviamente dove c'è la chiamata, e sta parlando del primo argomento, ce n'è uno solo, della funzione lunghezza. E vabbè, fin lì l'ho capita. Makes pointer from integer without a cast. Dice, makes, crea un puntatore a partire da un intero. Cioè, qui c'è un intero, prima di zero è un carattere. Un int, è un char è un intero, non è un numero. Cerca di, in questa chiamata, in ciò che è scritto, cerchi di costruire un puntatore, perché in realtà la funzione si aspetta un puntatore. Io gli ho passato un intero, il compilatore cosa dice? Vabbè, questo intero lo convertirò in un puntatore. Cerca di convertirlo, però dice attenzione che lo stai convertendo without a cast, senza un'operazione di casting, type casting, no? Di cambiamento di tipo esplicito. E quindi te lo segnala. E poi è talmente gentile che ti dice, nota, io mi aspettavo un char asterisco, ma l'argomento è di tipo char. Ecco, quella seconda la capiamo meglio. Il primo è il messaggio di errore ufficiale, il secondo è una nota che le versioni recenti del compilatore mettono, perché il messaggio dell'errore ufficiale non era così. Quindi questo è sbagliato. Tanto per completezza vediamo che messaggio d'errore avrei avuto qua, qui è molto più facile, perché è un errore di sintassi. Expected expression before chiusa quadra, token. Token vuol dire il frammento del linguaggio. Dice, attenzione, dopo l'aperta quadra non puoi subito chiuderla sta quadra. Mi aspetto che ci sia qualcosa in mezzo. E poi si arrabbia. L'altra cosa, di nuovo sbagliata, è chi magari pensa di mettere qualcosa del genere. È la stessa cosa, no? È addirittura peggio ancora, perché sto andando a prendere un carattere che non esiste, perché è fuori del vettore, pensando di copiare la definizione del vettore qui. Oppure, ecco, la mia preferita è questa. Perché è un vettore, allora il vettore si usano con I e J, allora VD, no? Devo passare un vettore. No, non c'entra nulla, a parte che questo morirebbe perché I è una variabile non definita. Ma se fosse definita sarebbe ancora peggio. No? Perché prenderebbe il valore di una i che, poverina, non c'entra niente, andrebbe a pescare il carattere specifico, la iesima posizione, e cerca di passarlo. No? Adesso ci ridete, ma... Ok, adesso cosa c'è che non va? No, va bene. Ok. Sì, qua adesso compila correttamente, si lamenta solo perché l'un seconda non è stata utilizzata, dammi tempo. E undefined reference to lunghezza vuol dire, sì, hai chiamato una funzione, ma questa funzione non esiste, adesso la dobbiamo scrivere. Vabbè, lung seconda, sulla seconda frase ovviamente la stessa cosa. Ok, a questo punto abbiamo definito che ci serve una funzione fatta così, l'abbiamo usata, prima o poi bisognerà definirla questa funzione, non possiamo sperare che siano altri a farla. Allora, per far questo definiamo le funzioni, e qui ci definiamo effettivamente il corpo di questa funzione lunghezza. A questo punto usciamo dall'universo del nostro programma, abbiamo un compito ben preciso. La funzione che riceva come parametro una stringa, quindi un vettore di caratteri correttamente terminato, mi dica quanti caratteri contiene. E ricevo in ingresso un puntatore al primo elemento del vettore. Vale di nuovo l'equivalenza di prima. Il nome di un vettore coincide in C col puntatore al suo primo elemento. Questo vuol dire che nonostante S è una cosa, se vogliamo, complicata, il puntatore alla prima cella di un vettore che lui è più lungo, quando io scrivo S di 0, o quando scrivo S di 3, sto usando S, che non è un vettore, è un puntatore, è un indirizzo di memoria, lo sto usando con una sintassi che è la sintassi che usiamo quando definiamo un vettore. Dal punto di vista del C non c'è differenza.
allora qui stiamo dicendo dammi la prima cella del vettore il cui indirizzo è S. E S che cos'è? Pensiamo da dove arriva, nel mail S è l'indirizzo della prima cella di un vettore di carattere, il vettore prima ad esempio. Quindi in realtà stiamo prendendo la prima cella del vettore prima, oppure la quarta cella del vettore prima se vado a prendere S di 3. Quindi dal punto di vista della sintassi, una volta che un vettore è stato passato by reference a una funzione, dentro la funzione uso il nome del puntatore come se fosse il nome del vettore. In realtà non ce ne accorgiamo, ma lo facciamo già anche nel main. Formalmente, questo nome prima, per noi è il nome del vettore. In realtà, il compilatore costruisce un puntatore che punta a quella locazione di memoria, quindi quel prima è un puntatore. È la stessa cosa dal punto di vista del linguaggio. Praticamente, quindi, è relativamente comodo passare vettore alle funzioni. Devo solo ricordarmi di dichiarare il parametro di tipo puntatore al tipo di dato che è contenuto nel vettore. Poi, quando passo il vettore alla funzione è passato automaticamente by reference, devo ricordarmi di non usare parentesi quadre, dentro la funzione lo uso come se fosse un vettore dichiarato localmente, dal punto di vista della sintassi. C'è solo un'avvertenza che la funzione in generale non ha modo, non può sapere quanto è lungo il vettore che le viene trasmesso. Non lo sa. Questa funzione non sa se questo S sarà una stringa che è lunga al massimo l'un frase, 500 più 1 caratteri, oppure sta dentro un vettore che è lungo solo 7 caratteri, oppure sta dentro un vettore che è lungo 12.000 caratteri. Perché non ha la minima idea, chi scrive la funzione non ha la minima idea di chi la chiamerà e di quale stringa verrà passata come parametro nel momento in cui questa funzione viene chiamata. Quindi non lo so, non so quanto è lungo, non ho modo di saperlo, punto. Allora se, non in questo caso, ma in un programma mi serve sapere, mi serve che la funzione conosca la lunghezza del vettore, dovrò passare dei parametri aggiuntivi, di tipo intero, che dirà quanto è lungo al massimo il vettore, quanti elementi contiene o altre informazioni del genere. La funzione da sola non lo può sapere. E sarebbe un errore concettuale che la funzione prendesse per buona questa costante. Perché renderebbe questa funzione vincolata a poter ricevere solamente stringhe che sono state definite come questa lunghezza. Invece la funzione, no, sarebbe uno spreco, definisco una funzione e poi la posso usare solamente con quelle stringhe lì. No, se l'ho definita la posso usare, se l'ho definita bene la potrò usare su tutte le stringhe, quindi la funzione dovrà dipendere il meno possibile, anzi, assolutamente non dovrà dipendere dalle costanti definite nel programma. Qui gli abbia già pensato un po' a lungo termine. Allora, due righe di codice per calcolare questa lunghezza. Quanto è lunga una stringa? Tanti caratteri, quanti ce ne sono prima di incontrare il terminatore nullo. Per sapere quanto è lunga una stringa, parto dall'inizio, guardo i caratteri uno dopo l'altro, quando trovo il terminatore nullo mi fermo e mi chiedo quanti ne ho visti? Non c'è altro modo che andarsene a guardare tutti alla ricerca del terminatore nullo. Vabbè, tre righe di codice. No? Parto da zero e vado a vedere S di lung, l'iesimo carattere della stringa. È diverso da zero? È un carattere o è il terminatore nullo? Perché se è un carattere devo incrementare lung e andare avanti. Passo all'1, passo al 2, passo al 3, passo al 4. E uscirò da quel ciclo while, quindi vado avanti a camminare sulla stringa, uscirò da quel ciclo while solamente quando la condizione diventa falsa. La condizione diventa falsa quando S di lung non è più diverso da 0, quindi è uguale a 0. Quindi nella cella del vettore di indirizzo, di indice, non indirizzo, di indice lung c'è il terminatore nullo. Allora, se nella cella di indice 5 c'è il terminatore nullo, vuol dire che il terminatore nullo sta nella sesta posizione del vettore, indice 5, prima di esso ci sono 5 caratteri buoni, perché il sesto è il terminatore. Allora l'indice della cella in cui sta il terminatore numericamente è anche uguale al numero di caratteri che lo precedono.
proprio perché gli indici partono da 0. Terminatore sta nella cella 5, vuol dire che il vettore contiene 6 caratteri, 5 buoni e il sesto è il terminatore. La lunghezza della stringa quant'è? 5, 5 caratteri. Non lo conto il terminatore. Quindi lung esce da quel ciclo while come l'indice della cella in cui sta il terminatore, in cui ho trovato il terminatore, e quello vale anche, no, come lunghezza, come numero di caratteri che ho visto prima di esso. Fine? Ok? Allora, vediamo se quadra. Adesso non abbiamo più errori. La prima frase, ricordiamocelo sempre. Oggi è lunedì, la seconda frase è ancora lunga. E infatti la frase più lunga è ancora lunga. Perché se andiamo a contare i caratteri, oggi sono 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la prima frase. La seconda è 2, 3, più 6, 9, 10, più altri 5, 15 e 3, 18. Poi mi sono dimenticato quanto era lunga la prima, ma comunque la seconda è più lunga, no? Potremmo, se non, se non vi fidate, mettete un paio di printf. E quasi sempre così con le stringhe. Per fare qualunque elaborazione non banale conviene farsi una funzioncina a parte in modo che il codice nel main sia più pulito. Immaginate se avessi messo questi cicli while qua in mezzo, un po' di copia e incolla, sarebbe stato, diverrebbe molto in fretta, poco leggibile, ecco, poco gestibile. Allora, tutto questo lavoro l'abbiamo fatto per nulla, o meglio, non per nulla, ma per imparare, perché in realtà una funzione di libreria che calcola la lunghezza di una stringa c'è già. No? E si chiama stringlength. Fa parte delle molte funzioni di libreria che sono presenti, che sono definite nel file string.h, string.h. La getS e la putS sono già in standard input-output.h, quindi non avevamo dovuto fare nulla per usarle. Tutte le altre funzioni che lavorano sulle stringhe le trovate in string.h. E qualcosa in citai.h per la classificazione dei caratteri che avevamo visto la volta scorsa. Dentro string.h, non so se, eccolo qua, ci sono una serie di funzioni, tra cui le più utili, le più importanti sono queste, di cui ce n'è una, guarda caso, che è proprio uguale alla nostra. Semplicemente anziché lunghezza si chiama strlen. Troverete che i nomi di queste funzioni sono quasi sempre più simili a codici fiscali che non a parole comprensibili. String length, lunghezza della stringa. Riceve come parametro un vettore di caratteri, una stringa, e restituisce un intero. Quindi esattamente dello stesso tipo della nostra. Quindi, se l'avessimo guardato prima, avremmo semplicemente potuto scrivere che la lunghezza della prima stringa è strlen. È esattamente la stessa cosa. Poi abbiamo capito che questa strlen non è la magia, no? È qualcuno prima di noi, 30 anni fa, ha scritto quelle tre righe e l'ha messa dentro una funzione. La funzione, anziché essere compilata dentro il nostro main, è già residente nelle librerie del compilatore, ma non cambia nulla. È esattamente ciò che abbiamo fatto noi, l'ha fatto qualcun altro. A questo servono le librerie, usare il lavoro di qualcun altro. Ok, allora torniamo al... al nostro esercizio. Abbiamo fatto il primo punto. Guardiamo il secondo, la frase più lunga, stampami la frase più lunga senza tener conto degli spazi. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo calcolare la lunghezza della frase ignorando però gli spazi che incontro, quindi se una frase ha tanti spazi, questi spazi non contano i fili della sua lunghezza, cioè il numero di conto, il numero di caratteri, non spazio.
Cercate pure, ma nelle funzioni di libreria non c'è una cosa che faccia questo. Ce la dobbiamo fare noi. Non c'è speranza. E quindi definiremo una funzione lunghezza non spazi che funziona come la funzione lunghezza, ma quando fa il conto non conta il numero di spazi. Allora qui lo posso fare in due modi: o conto tutti i caratteri se sono diversi da spazio, oppure conto quanti spazi ci sono e contemporaneamente con la string length mi faccio dire quanto è lunga la stringa e faccio la differenza, no. Ma sono, diciamo così, differenze minime. Come contare tutti i caratteri diversi da zero, diversi da spazio? Beh, l'abbiamo fatto mille volte, no? Conta in un vettore quanti sono i numeri positivi all'interno del vettore. Scandisco il vettore e incremento un contatore. Però a questo punto mi servono due variabili, perché non è più vero che il conteggio coincide con l'indice. Posso avere l'indice delle celle che va avanti e il conteggio sta fermo perché sto passando oltre degli spazi. Quindi mi serve una variabile che mi dica fin dove sono arrivato a guardare e un'altra che mi dica quanti caratteri diversi da spazio ho trovato. Fatto questo, mettiamo un ciclo for. Ecco, quando analizziamo una stringa, ad esempio con un ciclo for, la condizione di terminazione è sempre questa, non è mai i minore di, ma è sempre s di i diverso da zero. Cioè mi fermo non quando sono all'elemento 10, ma mi fermo quando l'elemento che sto per analizzare è il terminatore nullo. L'avevamo già scritto prima, s di l'1 diverso da 0, il for non è altro che un modo di scrivere il while. E a questo punto mi chiedo, ok, vado a vedere tutti i caratteri della stringa, fino a quando non incontro, partendo dal primo, i uguale a 0, finché non incontro il terminatore nullo, s di i diverso da 0, occhio che questi due 0 sono due cose diverse, Questo è l'indice della prima cella, questo è il codice hash del terminatore nullo, che è un valore contenuto nel vettore, non è un indice, è un valore. Vabbè, se SD diverso da spazio, l'un più più, magari lo inizializziamo l'un. Cioè incremento la lunghezza, il conteggio, no? È un contatore questo che viene incrementato tutte le volte che vedo un carattere che sicuramente non è il terminatore nullo, se no sarei uscito dal ciclo, e non è uno spazio, diverso da apice spazio apice. Quell'apice spazio apice è il codice hash dello spazio, cioè 32. Ma nulla di speciale. E quindi adesso ho definito questa funzione, la posso usare a mio piacere, a piacere non tanto, ma a mio piacimento, e per il secondo punto dell'esercizio posso dire se la lunghezza senza spazi della prima è maggiore della lunghezza senza spazi della seconda, allora stampa la prima, altrimenti stampa la seconda. Qui è andato un po' veloce, un pochino più veloce, non sono stato a definire delle variabili intermedie in cui memorizzare la lunghezza per poi confrontarle. Ovunque ci sta una variabile, ci sta anche un'espressione fatta di funzioni più complesse. E quindi qui sto chiamando la funzione lunghezza non spazi, che prende il vettore prima, lo analizza e come risultato al posto di questa chiamata di funzione
viene sostituito, viene valutato il valore di ritorno della funzione stessa. Quindi questo maggiore va a confrontare il valore di ritorno, il return dato dalla prima chiamata della funzione lunghezza uno spazi, con il valore di ritorno dato dalla seconda chiamata della funzione lunghezza uno spazi. Senza necessariamente dover parcheggiare, no, in variabili intermedie questi valori. Li uso una volta sola, lo prendo, lo uso e lo dimentico. È chiaro che se mi servisse 6 volte questo confronto, sarebbe meglio memorizzare una variabile, perché sennò ogni volta che chiamo quella funzione, lei va a scandirsi il vettore ogni volta da capo, lo va a rileggere tutte le volte. Quindi rallenterebbe il programma se lo dovessi fare 50 volte sullo stesso vettore. Se lo devo usare più volte, conviene memorizzare una variabile. Se lo uso una volta sola, non mi interessa. Dimmi, c'è una domanda. No, allora, lui mi chiede cosa capita se due stringhe sono uguali. In questo caso, se sono uguali, stampo la seconda. Il programma, sì, il testo non diceva nulla, per cui io ho fatto finta di niente. Nel caso in cui le due stringhe abbiano uguale lunghezza, non è specificato. Allora, io per così pigrizia ho detto, beh, se hanno la stessa lunghezza, stampo la seconda. Arbitrariamente una delle due. In questo caso, per come ho scritto il codice, salterà fuori sempre la seconda. Se invece volessimo fare più pignoli, chiaramente devi fare due confronti, uno di uguaglianza e uno di per capire chi è maggiore e chi è minore. Certo. Ok, andiamo avanti. Una frase ottenuta concatenando le due frasi date, separandole con una virgola. Allora, questo in realtà si presta a una soluzione immediata, dicendo, ma alla fine cosa vuoi tu che io stampi? Stampi le due frasi, frase prima, virgola, frase seconda. Vuoi che io le stampi? Printf, per 100s, virgola, per 100s, barra n, aha, prima, virgola, seconda. Finito. Se vuoi che le stampi, stampo la prima, ci metto una virgola, stampo la seconda e vado a casa. Stando alla lettera dell'esercizio, va benissimo. In realtà questo era un pretesto per chiederci una cosa diversa. Quindi questo va benissimo, per risolvere l'esercizio. Però noi ci complichiamo la vita e ci chiediamo, ma va bene, qui l'ho stampata e va bene così. Ma se io invece volessi avere una stringa, un vettore, che contenga dentro la concatenazione di due stringhe, una nuova stringa fatta dall'affiancamento, dalla concatenazione di due stringhe date, come posso fare? Dovrei prendere una stringa, la prima, copiarmela in un nuovo vettore e poi prendere la seconda stringa e ricopiarla nel secondo vettore, non più a partire dalla prima posizione, ma a partire da dove prima ci stava il terminatore nullo della prima stringa. Quando non vi gira più la testa, lo ridico più lentamente. Io avrei potuto fare, dimentichiamo la virgola per il momento, avrei potuto pensare a una funzione concatena a cui passo la prima stringa, la seconda stringa e un'altra stringa risultante. Questa funzione che cosa potrebbe fare? Potrebbe innanzitutto copia i caratteri di prima in risultante. Quindi tutti i caratteri della prima stringa vanno copiati nella stringa risultante. Dopodiché copiare anche i 6 caratteri della seconda, ma partendo dalla posizione del terminatore nullo.
e poi aggiungi il terminatore. Vediamo un esempio. Se io dovessi concatenare la stringa oggi, la volessi concatenare con, li faccio brevi, no? Cosa scrivo? Maggio. Cosa dovrei fare? Mettere il risultato nella stringa che ho chiamato risultante. Allora, innanzitutto queste stringhe qui sarebbero, fatemelo disegnare così, un carattere O, un carattere G, un carattere G, un carattere I. Questa sarebbe la prima, con alla fine il terminatore nullo. E tante altre posizioni di celle non inizializzate. Quando io scrivo una stringa, ora penso, in realtà lei dentro è fatta così, un vettore di tante celle che corrisponde con i hash dei singoli caratteri, poi c'è il terminatore nullo e dopo ci sono celle potenzialmente non inizializzate. Dopodiché la seconda stringa sarebbe, qui abbiamo scritto maggio, col terminatore nullo ed eventualmente caratteri non inizializzati. Dopo il terminatore nullo non mi interessa che cosa c'è, non ho il permesso di guardare. Allora, costruire la stringa risultante cosa vuol dire? Vuol dire prendere un altro vettore nuovo e innanzitutto ci copio dentro i caratteri della prima stringa, quindi comincio così. Quindi è un vettore, fatemelo disegnare nuovo, scusate. Questo è un vettore nuovo. Nuovo, fresco di zecca, non ancora inizializzato. Allora, ci metto dentro, copio i caratteri uno a uno, però copiare i caratteri non dice, non è sufficiente, li copio e li memorizzo nella posizione corrispondente, quindi il carattere che stava nella terza posizione del vettore primo lo metto nella terza posizione del vettore risultante. E poi devo fare la stessa cosa col vettore secondo, dove però questa volta c'è una differenza, che la M la prendo e non la copio qui, non la copio nella posizione corrispondente, ma devo copiarli a partire da questa posizione. Questa posizione è quella dove prima ci stava il terminatore nullo della prima stringa. Quindi prendo un carattere alla volta, li copio sotto, prendo di qua, lo copio, prendo la I, la copio, prendo la O, la copio, e poi alla fine, quindi ho finito di concatenare i caratteri e devo solo rendere valido il vettore finale, no? Aggiungendogli il terminatore nullo, perché altrimenti nessuna funzione lo potrà sapere quando sono finiti i caratteri buoni e quando cominciano i caratteri sporchi. Allora, possiamo inventarci una funzione che faccia questo lavoro. In realtà, allora, tra l'altro notiamo che con quelle lunghezze lì dei vettori la stringa concatenata ovviamente può essere più lunga delle due stringhe di partenza. Quindi in teoria se la frase 1 era da 500 caratteri, la frase 2 era da 500 caratteri, non dovrei mettere il risultato in un altro vettore che è anch'esso di 500 caratteri, dovrei mettere un vettore lungo almeno il doppio. Quindi potrei definire, risultante l'ho chiamata, sì, un nuovo vettore risultante che è dato da due volte la lunghezza della frase, più uno sempre. Può essere la stringa concatenata, può essere lunga il doppio. Qui posso usare delle semplici espressioni aritmetiche. Ricordiamoci che queste sono costanti, alle fine vengono calcolate a tempo di compilazione. Lì c'è scritto 2 per 500 più 1 fa 1001.
non è un calcolo che viene fatto sulla base di variabili che il programma acquisisce dall'utente, sono tutte costanti già note al tempo di compilazione. Allora, noi potremmo scriverci una funzione così, oppure, se siamo più pigri, prima di scriverla, o più furbi, dipende, prima di scriverla andiamo a vedere se per caso in tale funzione di libreria c'è qualcosa che ci serve. Più o meno. Nel senso che c'è una prima funzione che sembra, no? Somiglia un po' a qualcosa che ci serve, si chiama strcat. String catenate, stringa con catena. Però rispetto a quella che abbiamo pensato noi, stranamente ha solo due parametri. Aspetta, con catena uno o l'altra, dove lo mette il risultato? Lo mette nella prima. Più che concatenare, sì, lo chiamerei accodare, no? La funzione strcat prende la stringa S1 e aggiunge alla stringa S1, non a un'altra, no? Alla stessa stringa S1 ci aggiunge in coda una copia di S2. S2 non la tocca, S1 la allunga. Non è proprio quello che ci serve, perché se usassimo questa funzione la frase prima verrebbe modificata, verrebbe sporcata. No, beh, a noi serve ancora dopo la frase prima, quindi non possiamo permetterci di rovinarla. Però possiamo farsi aiutare anche dalla funzione string copy, strcpy, che copia una stringa esistente in un vettore che la riceve, che ne riceve una copia, sovrascrivendo il vettore. Leggetelo come se fosse scritto S1 uguale S2, cioè dentro S1 metto una copia dei caratteri presenti in S2. S2 non la tocco, S1 viene modificata, perde il valore che aveva prima. Allora, quello che io posso fare è prendere la mia prima, la copio in risultante e poi accodo al risultante la seconda. Cioè, tutto questo ragionamento qui, o ci facciamo una funzione concatena come piace a noi, o se no, usando le funzioni di libreria, me la cavo semplicemente dicendo: prendi la prima stringa, copiala nel vettore risultante, e poi aggiungici la seconda. String copy prende il secondo parametro e copia i caratteri contenuti nella stringa secondo parametro all'interno del vettore specificato come primo parametro. Vettore che viene sovrascritto, quindi ciò che c'era prima non conta. La seconda, string cat, concatena alla coda del primo parametro, quindi del vettore risultante, una copia dei caratteri nella seconda. Le stringhe prima e seconda non vengono toccate, non vengono modificate. La stringa risultante viene modificata due volte, la prima volta copiandoci dentro il valore della prima stringa e poi ci mette il terminatore nullo, perché questa funzione è finita, no? Finisce qua, il suo lavoro, prende copia, copia compreso il terminatore nullo. La seconda invece va a cercare il terminatore nullo e da lì in poi ci copia dentro l'altra stringa. Quindi tutto questo non abbiamo bisogno di farlo, lo facciamo fare alle funzioni di libreria, non c'è la funzione esattamente che serve a noi, ma ci arrangiamo con quelle che ci sono. String copy è usatissima. Perché tutte le volte che devo copiare una stringa in un'altra, farmi una copia per lavorarci, la uso sempre. Attenzione ai modi sbagliati in cui a volte qualcuno di voi tenta di copiare due stringhe. L'unico modo per copiare una stringa in un'altra,
con vettore, ricordiamoci, quindi copiare i caratteri presenti in un vettore all'interno di un altro vettore che viene sovrascritto è la string copy, oppure farlo con un ciclo, per carità. Risultante di uguale prima di dentro un ciclo while. Poi ci sono delle cose di questo genere. Questo è sbagliato. Non ha significato questo. In questo caso il compilatore si arrabbia un pochino perché il risultante è l'indirizzo di partenza di un vettore. Io non, qui sembra che stia cercando di modificare l'indirizzo di partenza del vettore, ma quel vettore è lì, mica posso modificarlo. Poi ci sono delle varianti di questo genere. Così, oppure lunghezza frase uguale a queste cose qua. Allora, tutte queste forme più o meno creative sono tutte sbagliate. Non è possibile mai in C copiare un vettore intero con una sola istruzione. Bisogna fare sempre un ciclo. Allora, o il ciclo lo faccio io, oppure chiamo una funzione che al suo interno ovviamente dovrà per forza avere il ciclo in cui copiare i singoli caratteri. Se provate a usare l'uguale per copiare, non funziona, non va bene. Quindi questi, tutti errori, stupidi. Se volete fare degli errori, fateli almeno intelligenti. Le stringhe sono vettori, sono oggetti delicati, tutte le volte che ci devo fare qualche cosa c'è una funzioncina per lavorarci. Non ci lavoro mai direttamente. Allora, vediamo un po' a questo punto se... Ah, poi a noi manca ancora un pezzo, attenzione, non abbiamo finito, perché il testo dell'esercizio diceva e poi aggiungici una virgola in mezzo. Quindi noi... Prima di questa seconda concatenazione ho copiato la prima stringa nel vettore risultante. A questo punto ci posso concatenare, prima di concatenarci la seconda ci concateno una virgola. E questo è l'occasione per capire bene cosa significa in realtà quando usiamo i doppi apici. Li abbiamo usati sin dalla prima lezione, i doppi apici, per fare le printf, per le scanf. Ogni volta che usiamo i doppi apici, stiamo costruendo un vettore di caratteri usa e getta, costante. Quando io ho scritto aperte virgolette, virgola, chiuse virgolette, ma qualunque altra cosa io scriva tra i doppi apici, in realtà sto definendo un vettore, in questo caso di due caselle, di due celle, la prima contiene il carattere virgola, il codice hash del carattere virgola, la seconda contiene il terminatore nullo. Quindi la string cat, la funzione di concatenazione di stringhe, si aspetta che il secondo parametro sia una stringa da cui copiare. Se io questa stringa non ce l'ho, posso usare una stringa costante, costruendo al volo, chiedendo al compilatore di costruirmi al volo un vettore che contiene esattamente i caratteri che metto tra doppi apici, ci aggiunge il terminatore nullo, la memorizza in qualche locazione di memoria e passa l'indirizzo di quella locazione di memoria alla funzione. La funzione si vede arrivare l'indirizzo di memoria di questa roba qui. La funzione stringcat non sa neppure se questa è memorizzata dentro un vettore con un nome o dentro un'area di memoria di comodo del compilatore. Quindi attenzione che, in questo caso l'ho dato per la virgola, doppi apici, virgola, qualunque carattere, doppi apici è un vettore, in questo caso di due caratteri. Se io scrivessi apice singolo, virgola apice, ricordiamoci che era un intero. È il codice hash della virgola. 42, una cosa del genere. Quindi da non confondere, questo qua è un int, un char, questo qua invece è un char asterisco.
tra doppi apici, è un vettore di caratteri. Semplicemente quel vettore non ha un nome. Non ha un nome, ma è stato creato con i caratteri che abbiamo indicato noi, tra virgolette. Quindi ovunque ci possa stare un vettore di caratteri, ci possiamo anche mettere una costante tra doppi apici. Purché questa costante non debba essere, non cerchiamo di modificarla, essendo una costante. Sarebbe sbagliato provare a metterla sul lato sinistro della string cat. Ok, a questo punto vediamo il risultato di tutto questo lavoro. Concatenate, sono due punti, vado a capo perché rischia di essere lungo, e stampo la stringa, quale risultante. Allora, proviamo a compilare, includes non c'è, perché include è quello giusto. Ok, non ci sono errori. Prima frase, la prima frase. La seconda frase, invece questa è la seconda. Le due stringhe concatenate sono la prima frase, virgola, questa è la seconda. Identico a ciò che avevo stampato prima. Solo che prima avevo direttamente stampato, no, a video, la prima, poi seguita da una virgola, poi seguita dalla seconda. Nel secondo caso invece ho costruito una stringa che fosse questa rappresentazione, concatenata da due stringhe, e poi ho stampato questa terza stringa. Perché magari pensavo che questa stringa concatenata mi servisse ad altro dopo. Abbiamo già visto che, abbiamo già detto che ai fini di questo esercizio la prima printf, no, era sufficiente. Però ne abbiamo approfittato per imparare in generale come concatenare le stringhe. Allora, domani proviamo a affrontare gli ultimi due punti. Il primo è abbastanza facile, cioè il penultimo, quello di intercalare lettere, il secondo è un pochino più rognoso, quindi se volete cominciare a pensarci fatelo. Dopodiché avremo gli strumenti per fare qualcosa di un pochino più interessante, che comincio a mettervi qua e ci penseremo magari domani.